In occasione della ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica, la Scuola Cantorum, diretta dal maestro Fabio Volpi, ha partecipato, come capita nelle occasioni importanti, alla cosiddetta Messa Granda della domenica celebrata dal parroco Don Francesco Favaretto. È stata l'occasione per ricordare il lungo cammino della corale voluta oltre 80 anni fa da Monsignor Alfredo Angeleri per poi proseguire con Monsignor Giuseppe De Tommasi, Don Gianluca Vernetti e ultimamente con Don Francesco Favaretto. Mi ricordo quando a 12 anni, nel 48, ho cominciato ad entrare nel coro con tante ragazzine delle nostre età, così, e c'era Monsignor Angeleri che ci ha insegnato tante belle cose anche importanti come le messe del Perosi, di Mendelssohn, avevamo dell'Haller e insomma tutte queste. Che differenza c'è tra il coro di adesso e il coro di un tempo? Ma forse eravamo in tanti allora, proprio era un coro grande, ecco, diciamo, tante belle voci, da soprano, baritono, tenori, tanto. E adesso siamo in poche, ecco, non c'è più queste voci là, diciamo. È un impegno che pesa? Ma guarda, quando eravamo ragazze no, non c'era niente, per noi era molto bello andare a fare le prove, tutto, e adesso insomma tutte queste signore che hanno impegni come maestre, così impegna un po', ecco. Siamo un gruppo di circa 20 cantori, abbiamo la fortuna di avere il maestro Fabio Volpi che ci dirige da alcuni anni e si alternano diversi organisti che prestano il loro servizio presso la nostra chiesa, soprattutto nelle funzioni principali e anche le domeniche nella messa principale delle ore 11. In questi ultimi anni ci concentriamo solo su musica sacra, musica per la chiesa, per le funzioni, però in tempi passati, quando la corale era un po' più numerosa, ci siamo anche dilettati in pezzi di autori come Puccini, come Verdi, e abbiamo fatto anche concerti ad hoc. Adesso siamo insomma ridotti e perciò ci concentriamo sulla musica sacra. Aspettiamo nuove voci per poter dare nuovo vigore alla Scuola Cantorum. E nel tempo qualcuno è venuto a mancare. Di recente abbiamo avuto il nostro Gigi Persani e Pinuccia Calamaretti, che sono state delle colonne portanti proprio a livello di gestione anche della Scuola Cantorum e di trascinare il gruppo verso nuove esperienze. Speriamo di poter andare avanti con il supporto di Don Francesco, che ci ha sempre aiutato e che ha fortemente voluto continuare il lavoro iniziato da Don Gianluca Vernetti, che è il precedente arciprete che ha dato nuovo vigore, nuovo slancio alla Scuola Cantorum. In seguito al Covid abbiamo avuto una sensibile diminuzione della partecipazione e quindi non è sempre facile mantenere l'ampio repertorio che questo coro ha, che spazia dal gregoriano, quindi dai canti monodici, fino al Novecento, come è stato già detto prima, musica polifonica, due voci a quattro voci, e il nostro impegno è quello appunto di mantenere tutto quello che il coro ha costruito in questi anni. Certamente non è sempre facile, ma è molto importante. Aggiungo che nel repertorio del coro ci sono anche dei brani tradizionali varzesi che sono pensati per precise occasioni come il Natale, la Pasqua, la messa del Santo Patrono, la messa del ringraziamento di fine anno, e quindi è un repertorio variegato e interessante. Infine, un sogno di un maestro. Un sogno di un maestro, ecco, nel mio caso è quello di riprendere e riportare ai vecchi splendori, diciamo così, l'Ave Verum di Wolfgang Amadeus Mozart, che è uno dei brani corali meravigliosi, se così possiamo dire, che siano stati scritti.